Ciao carissimi amici di Italia, di Belgio, di Francia, degli Stati Uniti e oggi ho deciso di fare un video in italiano per uh, praticare il mio italiano perché non ho avuto l'opportunità di parlare uh, fa un mese che non ho avuto l'opportunità di mettere la mia lingua italiana in pratica Ad allora adesso... Bene, vorrei fare un video sul soggetto di cinese e giapponese, come scegliere qua, um, che è la differenza tra cinese, e giapponese e tutto questo. Eh, prima di tutto, i giapponesi e i cinesi non, non, uh, non possono comunicare se loro parlano nel, nella loro lingua. Per esempio, se. Se prendi un giapponese e eh, un cinese e eh, metti insieme eh, entrambe le persone, eh, uno parla il cinese e eh, l'altro parla il giapponese, loro non capiscono niente, niente perché è molto diverso quando parlano all'orale, quasi quasi. Uh, Bene, direi, uh, tutto è, è diverso, tutto, tutto. Per esempio, mm, per esempio, benvenuto, uh, benvenuto in giapponese si, eh, si dice um, yokoso, yokoso. E uh, in cinese si, si dice huan yin, huan yin. È molto diverso, per esempio... Uh, Uh, quanti, quanti anni hai? In cinese è uh, nichi sui, nichi sui. In giapponese è uh, desu ka? Desu ka? Per esempio, uh, tutto questo è diverso Allora, quindi quando parli il, il cinese non puoi capire il giapponese E quando, quando tu parli il giapponese non puoi capire il cinese Non è come quando tu parli l'italiano puoi capire un po' Po di, un po' di francese, un pochino di portoghese e, spa eh, eh, i, e spagnolo. Non è questo, non è, non è lo stesso, e dopo vo vorrei parlare dei simboli eh, cinesi, come questi so sono i simboli giapponesi, eh, ovviamente ci sono simboli che sono. Ah, eh, simile che sono lo stesso eh, lo stesso stessi eh, per esempio per esempio eh, scrivo qui in giappone come si scrive in giapponese e in cinese è lo stesso eh, si scrive con du due simboli si scrive così eh? così è giappone giappone è mm, uh, in giapponese si legge uh, Nihon e in cinese si, si legge uh, Zupen. È molto diverso e que quello che è buffo è che io posso leggere uh, senza problemi il cinese ma quando comincio a, le a leggere il giapponese a volte, uh, a volte è, molto, è molto strano perché Uh, C'è i simboli che non posso leggere, non, non so la pronuncia dei simboli, ma capisco il, il senso, capisco il senso perché a volte è lo stesso, è lo stesso che in cinese. Per questo è molto buffo di sa non sapere leggere ma sapere ma capire il significato. Questo è molto buffo, non so. Normalmente tu sai leggere, ma non, non conosci il significato, ma qui è, è l'altra cosa. Ebbene, mi piace da pazzi il giapponese, ma uh, direi che il cinese è molto più importante nella vita sociale e anche per il lavoro è meglio di conoscere prima di tutto il cinese per il futuro, uh, perché... perché io penso dopo dieci anni uh, ci, uh, il cinese sarà sarà più importante che il giapponese ma puoi imparare entrambe le lingue prima impari il, il cinese e in cinese si può scrivere di due, due uh, maniera, uh, maniere uh, per esempio il cinese il cinese semplificato e il cinese tradizionale ci sono due, due modi di, di scrivere. E per, io vorrei spiegare perché ci sono due, due, maniere, uh, due maniere di scrivere e uh, perché um, 50 anni fa c'era uh, uh, la, la rivoluzione culturale in Cina. E per questo hanno semplificato i simboli troppo complessi e, ma hong kong macao e taiwan uh, non hanno non hanno, uh, hanno semplificato hanno guardato tutto tutto tutti i simboli e per questo il loro Uh, usano il tradizionale e il tradizionale è qualcosa di molto più bello e molto più corretto quando parliamo della lingua uh, cinese uh, per esempio per esempio um, per esempio um, dopo dopo in, eh, in cinese si scrive uh, ok i ho Oh. questo è in questo questo è in uh, semplificato e la stessa cosa eh, scritto in tradizionale sarebbe così sarebbe così vedi uh, c'è una differenza perché loro hanno hanno semplificato i simboli ma penso che è molto più bello il tradizionale e quando, uh, quindi quando sai leggere il tradizionale sai anche leggere il semplificato ma non, non puoi leggere il tradizionale quando uh, sai leggere il semplificato e, e, è sempre così e per esempio ci sono al altre parole dove è più marcato il. La, come si dice um, questa parola? Non so in italiano. È simplification. Um, bene, uh, per esempio, uh, amare fare qualcosa o amare un oggetto. Eh, in cinese si può scrivere questo così. Um, questo è cinese semplificato. Questo è cinese semplificato, si può leggere xi huan uh, E in cinese tradizionale sarebbe così Lo scrivo sotto, nella parte inferiore E penso che sia un po' più complesso, ma ma è più completo e, e il, cino, il vero cino non è, non è una coppia e quando bene quando scrivi uh, come si chiama questo in italiano per favore aiutami è la cosa così con una, una cosa così con la tinta per scrivere così non so come si chiama questo in italiano, ma quando, quando devi scrivere con questo, con la tinta, uh, loro non scrivono in sem semplificato perché è, non è bello, non è bello, è molto più bello scrivere è molto più bello scrivere così. Uh, è molto più bello scrivere così che così, così non c'è niente in questo simbolo per questo uh, penso che, che è, dovresti imparare il cinese e dopo il giapponese e dopo il coreano sarebbe più logico e più facile per te di, di fare in questo ordine ma se ti piace più il, il coreano o il giapponese studi il, il giapponese prima del cinese ma è, Molto più du eh, difficile di, di tornare in cinese. Ok, Ad arrivederci.